Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Oggi di nuovo un video su paracord, su braccialetti, ma non solo. In ogni caso, il braccialetto principale che faremo oggi è questo tipo di braccialetto. Questo è un cobra largo, diciamo, c'è il cobra king size, che è questo che è doppio praticamente, uno sopra l'altro. E in questo caso abbiamo due cobra uno vicino all'altro che vanno incrociati in mezzo. Ma non vedremo solo questo, perché quello è il nodo principale, il nodo che useremo o che faremo, ma con questo praticamente si possono anche fare magari delle cinture da usare a tracolla. Questo adesso è un altro nodo, ma giusto per farvi capire. O pensavo anche a dei il cinturino, cintura da portare intorno alla vita, ma come detto, intanto ci occupiamo del braccialetto. Buona visione. Cosa ci serve per fare questi braccialetti? Sono le solite cose, qualcosa per saldare le corde, qualcosa per tagliare, una fibbia ovviamente, qualcosa per collegare le corde, i nodi e del paracord. E qualcosa per misurare polso e lunghezze del nostro lavoro fa anche comodo. Direi che iniziamo subito. Allora, qua abbiamo la nostra fibbia. Questa ovviamente è una fibbia un po' più larga di altre fibbie che si usano normalmente. Esistono modelli diversi, anche con fischietti, ad esempio, o ci sono pure quelle con acciarini. Magari metto qualche link sotto in descrizione. E abbiamo tre pezzi di corda paracord. Sono tre corde, due a un colore e l'altro colore nero. Possiamo fare anche un braccialetto del genere largo con tre colori diversi. Ci ho provato ma non mi piaceva, vi mostro anche, ho fatto qualche prima ripresa. Non mi piaceva, ho riniziato di nuovo. Volevo questi due colori qua. Per la misura avevo già accennato abbondante, qua c'ho 1,5 m, che è sicuramente troppo. Penso che 1,20 possa già bastare. Poi sotto in descrizione qua metterò magari qualche dato più preciso. Comunque, le prime volte, secondo me, è inevitabile che ne prendete un po' di più o che vi sbaglierete. Secondo me sono cose che devono succedere le prime volte che si fanno dei braccialetti. Sbagliando si impara. Ci sono altri video dove ho un po' spiegato queste misure, anche in questo caso, circonferenza del polso. Poi io qua ci ho aggiunto dai 2 a 3 centimetri. Qua iniziamo semplicemente ripiegando il paracord che abbiamo a metà. Quando abbiamo la metà, prendiamo questa curva e la infiliamo da sopra. Questo lo ripieghiamo dietro e le due corde le facciamo passare. Lo tiriamo. Come vediamo qua già è molto stretto. Qua abbiamo adesso appena due, dovrebbe entrare ancora il nero che vogliamo avere in mezzo, perciò metto prima i due colori qua di lato, ho le due corde laterali e adesso qua sopra in mezzo cerco qua. Ci faccio stare il nero ancora. Ora inizieremo con i nodi. Allora, se fate la prima volta un braccialetto, non so se questo è per iniziare la soluzione più semplice, diciamo così. Secondo me, prima vi consiglio di fare un braccialetto del genere. Questo è un normale cobra, questo è un cobra doppio, cioè king cobra. Il nodo in teoria è lo stesso, però bisognerebbe capire il concetto del nodo e in questo caso facendo un braccialetto così è più semplice. Farlo qua e iniziare qua è un po' più difficile perché con 6 corde è un po' casino. Sicuramente molto più difficile fare questo braccialetto che questo, anche se il nodo è uguale. Perciò vi consiglio
di andare a vedere magari il video di questo braccialetto e metterò semplicemente qua o dall'altra parte, adesso non capisco quale parte è la giusta, il video, lo metto il link se vi va per quelli che non l'hanno ancora fatto, se ci riesco col minuto subito dove si vede quel nodo. Sarà molto importante tenere in mente questa struttura, cioè se abbiamo qua questi due colori, ci ricordiamo questa parte sinistra, quella destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uso i numeri, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, cordino. I due, il 2 e il 5 sono i cordini fissi, vuol dire che questi li useremo per fare i nodi, ok? Questi praticamente non vengono usati, su di questi noi faremo i nodi. Faremo una volta qua un nodo, due, e dall'altra parte poi andiamo a incrociare di nuovo i due neri. Allora, come ho detto già prima, ci ricordiamo un po' questa parte e questo rimane fisso. A me aiuta anche fare 3 e 3. Questi li uso, questa è la parte destra dove faccio un nodo e questa è la parte sinistra. Iniziamo, questo rimane fisso come abbiamo detto. Iniziamo mettendo questo sopra, lo teniamo, questo lo facciamo passare sopra di qua e di nuovo qua dietro, andando però anche dietro a questo. Questo è il classico nodo che usiamo per il cobra anche, solo che lì abbiamo due, qua in mezzo in questo caso abbiamo solo uno su cui andiamo a fare il nodo. Ok. Non è finito perché dobbiamo fare anche il secondo, cioè adesso abbiamo di nuovo il grigio con cui partiamo, che facciamo passare sopra. Ok, e lo tiriamo fuori di qua. Se tutto è giusto, abbiamo qua fuori appunto il nero che fa questa curva. E dobbiamo avere di nuovo questo nero all'interno ed abbiamo la situazione di partenza, praticamente il numero 4, 5, 6 di corde. Adesso andiamo a fare la cosa dall'altra parte. Cambiato un po' inquadratura e anche ho attaccato un po' qua che a volte facilita il lavoro. Allora, questo è quello che mi rimane fermo, questo qua, questo così. Lo teniamo, il nero sopra di questo e lo facciamo passare dietro e uscire di nuovo. E lo tiriamo. Tiriamo per bene anche qua, chiudere un po' i buchi, poi dopo sarà automatico. Qua adesso sempre iniziamo col grigio. Facciamo passare il nero qua sopra, sotto, e deve uscire di nuovo qua. Il nero ci serve qua all'interno. Ed abbiamo di nuovo i due neri in mezzo. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un nodo cobra qua, un altro qua, però questo doppio nodo cobra largo intrecciato in teoria, e questa intrecciatura andiamo a vedere adesso. Praticamente qua i due neri in mezzo dobbiamo andare a intrecciarli l'uno sopra l'altro e ricordando che mettiamo sempre il destro sopra il sinistro, ecco qua questa X e questa sì, incrociatura che facciamo dopo ogni volta che abbiamo fatto sti nodi a sinistra e a destra. Siamo arrivati a buon punto, mancano un paio di centimetri alla fine. Oggi vorrei provare anche un nuovo modo di chiudere che ho visto online. Allora, abbiamo qua l'altra parte della fibbia. Praticamente cosa faremo? Semplicemente andremo a prendere questi due fili su cui quelli, diciamo, i fili morti e praticamente andiamo a saldarlo qua sopra di nuovo, non dimenticando che
Vado qua su, si vede se su in cima fino al punto dove si chiude, che è questo qua. Ecco, ho finito la saldatura e adesso semplicemente continuiamo e andiamo a finire il tutto fino a coprire o fino alla fine qua. Guardate qua quanta corda ci rimane, mica tanto. Allora questo metro e mezzo serviva. Qua alla fine diventa veramente difficile tirare il tutto e sì, un po' fare nodi, capire dove entrano e escono i cordini. Sì, non facile qua verso la fine. Ora dobbiamo solo sbarazzarci di questo cordino, corde che sono in più. Allora, questi qua sui lati vanno semplicemente tagliati e saldati e questi li faccio passare dietro ancora dall'altra parte. Tagliarli e saldarli qua. Ecco, questi due che abbiamo fatto passare dall'altra parte. Questi vorrei averlo, saldarli qua dentro. Praticamente più o meno li faccio arrivare qua. Taglio qua. Scaldarli e con la forbice qua dentro in questo caso. Ecco, intendevo questo che praticamente non abbiamo niente che ci dà fastidio qua. Ecco qua un paragone col King Cobra, non così grosso ma più largo. Ora parleremo un po' del cinturino anche, che accenno solo, praticamente è la stessa cosa. Continuiamo semplicemente con la corda, con i nodi che saranno ovviamente molto più lunghi, la corda sarà più lunga fino ad arrivare alla nostra lunghezza desiderata. Ok, vorrei farvi sbirciare qua nel mio libro. Praticamente ecco qua un esempio di una cintura. Qua danno anche dei consigli sulla lunghezza. Per una cintura di circa 95 cm di lunghezza, scusate, a tre colori, due paracord da 6,25 m più o meno e uno da 10 metri. Perché uno da 10 metri, quello in mezzo, deve essere più lungo. Questo deve essere un po' più lungo di questi due esterni. Questo fa più lavoro andando sugli esterni. Per questo serve un po' più di lunghezza. Cintura. Vorrei solo farvi vedere magari un'altra idea con un gancio del genere. Dall'altra parte un anello dove poi possiamo andare a attaccare. Si può fare sempre un cinturino del genere, magari da mettere intorno a una spalla, o secondo me si potrebbe fare anche un bel guinzaglio per cani, perché no? Sicuramente è una bella cosa. Questo era il video sul braccialetto in paracord largo o cobra largo incrociato, vediamo un po' come lo chiameremo questo video. Un'alternativa magari al King Cobra o semplicemente a me piace molto questo cambio di colori, anche se devo ammettere che sotto mi piace di più, praticamente col grigio fuori. Qua vediamo che la croce non ce l'abbiamo qua dentro, ma si vede ovviamente solo da questa parte. Sarebbe bello avere il grigio fuori. Vediamo se lo rifaccio. E se avete domande, chiedete, metterò dei link sotto in descrizione. Ah, una cosa volevo ancora dire. Ok. Qua si nota la differenza, ci sono dei paracord un po' più migliori come qualità, senz'altro questo grigio, questo è migliore come qualità, si sente nelle saldature, si sente quando si fa i nodi, questo un po' più
scarso come qualità. Non so se si vede. Questa corda sembra più tonda. In confronto a questa si appiattisce. Vedete che diventa più piatta tirando, eccetera, eccetera. Questa rimarrebbe sempre tonda, perciò un po' di qualità diversa dei paracord, come in questo caso si vede. Perciò metterò anche dei link diversi, magari cerco dei paracord su Amazon e metto tutto in descrizione, come ho detto prima, anche delle fibbie. Direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.